corso della sua attività si è occupato in particolare del problema del disagio e dei comportamenti devianti degli adolescenti, nonché dell'abuso sessuale dei minori e della pedofilia. Studioso di satanismo, delle sette religiose, nonché di simbologie sacre e precristiane, cultore ed esperto del fenomeno di omicidi efferati e dei crimini seriali. Stiamo parlando di Andrea Feltri, esperto in criminologia clinica e in scienze criminalistiche, di cui è docente presso università internazionali di Londra, Bruxelles e Parigi. Feltri è stato a Lecce in occasione del seminario organizzato dall'Accademia delle Scienze Psicocriminologiche e Criminalistiche, Integra Onlus e Parlamento della Legalità. Un'occasione importante per le giovani universitarie che hanno potuto così approfondire quelle che sono le nuove tecniche di investigazione, soprattutto il criminal profiling, la tecnica di supporto a tutta l'attività di indagine che si basa sul principio secondo il quale le azioni di un individuo sono lo specchio della sua personalità. Sappiamo che comunque la scena del crimine è il contenitore principale di tutte le attività criminose che avvengono, no? Nello stato criminale. Pertanto quello che avviene nell'ambito del teatro, dei fatti, è estremamente importante. Quindi diciamo che la maggior parte delle investigazioni vengono effettuate all'interno di questo contenitore, sia sotto l'aspetto scientifico che sotto l'aspetto comunque delle investigazioni tradizionali, ma senza nulla togliere anche a questo supporto del criminal profiling, dello studio, la categorizzazione del profilo criminale. Comunque sempre come supporto al resto delle indagini. È un metodo questo utilizzato anche in Italia? Sì, da anni a questa parte viene utilizzata anche in Italia. Abbiamo comunque alcune strutture in Italia, due strutture principali, il RACIS e l'UACCV, che si occupano dell'unità analisi criminale, e ci sono degli esperti che si occupano proprio del profilo psicocriminologico di alcuni tipi di crimini. Il profilo del criminale cambia insieme alla realtà che lo circonda, e nell'era in cui internet, la rete, il web e i social network scandiscono le giornate di milioni e milioni di utenti, anche il criminale d'ogni genere si adegua. Insomma, esiste da tempo il cosiddetto crimine informatico e sono tanti a cadere nella trappola. Internet è un mezzo per il criminale di arrivare, comunque di giungere, no, a una finalità. Ci sono dei crimini che vengono effettuati via internet, vediamo ad esempio anche gli atti esecutivi con lo stalking, la pedofilia, la pedopornografia, pedofilia, quindi su internet ci sono comunque modelli di criminalità di un certo tipo. E quanto è facile o difficile gestire questo tipo di crimine? Quello su internet? Sì. Non è estremamente facile, però ci sono oggi metodologie e comunque anche nei corpi di polizia italiane riusciamo comunque ad individuare le provenienze, dove provengono eventuali e comunque quando partono delle email o qualsiasi attività via internet viene comunque, ci sono le possibilità, le reti da capire da quale fonte proviene.